Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Psicologia Cognitiva Applicata. Oggi un video che per me è molto importante perché ci fa capire come funziona il nostro cervello e ci dà davvero un'indicazione, un consiglio importante per capire cosa dobbiamo aspettarci da determinati integratori. Faccio questo video perché mi era stato chiesto qualche tempo fa, ormai tanto tempo fa, un video sulla colina. Ma un bel video sulla colina e derivati? E vabbè, facciamolo. Innanzitutto, la colina è una vitamina, quindi è un micronutriente. Abbiamo i macronutrienti, quindi grassi, carboidrati e le proteine. E poi abbiamo i micronutrienti, per esempio vitamine e minerali. A cosa servono i micronutrienti? A favorire funzioni fisiologiche del nostro corpo, del nostro organismo. All'interno del sistema nervoso centrale, la colina ricopre un ruolo importante. Quindi la colina favorisce la trasmissione dei segnali nervosi. Quindi si trasforma in acetilcolina, che è un neurotrasmettitore famosissimo che tutti gli studenti di psicologia hanno sentito nominare, almeno durante la triennale. Quindi sì, la colina è importante per il nostro sistema nervoso, ma dire da qui a la colina potenzia il nostro sistema nervoso centrale, la nostra performance mentale, beh, ne passa parecchio. Se noi ci guardiamo in giro online, troviamo tantissimi integratori, tantissimi, veramente innumerevoli, che contengono colina e che promettono numerosi benefici. I più famosi sono una diminuzione della fatica psicofisica, quindi una diminuzione della fatica fisica e mentale sotto sforzo e dopo uno sforzo. Abbiamo poi il classico miglioramento della performance cognitiva, non viene mai specificato bene, ovviamente anche qui non è specificato bene, quindi un miglioramento generale delle cosiddette prestazioni mentali e anche un miglioramento fisico. Ma questo è evidence-based, ci sono delle ricerche che supportano queste ipotesi? Ebbene, no. Purtroppo, o per fortuna, nella ricerca scientifica non sono stati trovati casi di miglioramento psicofisico o di riduzione della fatica durante e dopo uno sforzo a causa di integrazione di colina. Quindi, la colina, secondo le ricerche che ci sono ad oggi, è completamente inefficace nel potenziare qualsivoglia performance. E gli studi che abbiamo preso in considerazione, che puoi trovare qui sotto nella descrizione del video, vedono un campione di individui sani e sportivi. Quindi non è come quando si dice lo zucchero fa male, attenzione, eccetera, eccetera, non mangiate quella bustina di zucchero perché lo studio sull'Alzheimer, beh, ma allora lì lo studio è stato svolto su un campione patologico e quindi non è generalizzabile a persone che stanno bene, ok? Quindi quando un campione è patologico, quindi soffre di una determinata patologia, i risultati non possono essere considerati validi magari per te che stai bene, che non soffri di alcuna patologia. Invece in questo caso non c'è dubbio, gli studi sono stati condotti su persone che stanno bene, persone quindi come possiamo essere me o te e che svolgono un'attività sportiva. Quindi se su di loro non sono stati trovati effetti positivi, allora probabilmente questa colina, che con i dosaggi che sono stati utilizzati negli studi e con tutti i limiti degli studi, non avrà un effetto potenziante. E ora giungiamo alla conclusione di questo breve video. Perché ti ho detto all'inizio che per me
sarebbe stato molto importante, che ti avrebbe fatto capire effettivamente come funziona il nostro cervello, come funziona il nostro organismo nei confronti di integratori. Beh, come puoi vedere, la colina, che è molto utile, fondamentale all'interno del nostro cervello, quindi è una cosa che effettivamente serve al nostro cervello, se preso in sovradosaggio non ha alcun effetto benefico in più. Non è che una cosa, un micronutriente in questo caso è importante per questo organo, per il mio organismo, quindi se io ne prendo di più la mia performance aumenterà. No, non è così. Quando il nostro organismo ha a disposizione quel, sempre in questo caso, micronutriente in una quantità adeguata, andare ad aumentare il dosaggio con integratori non apporta dei benefici cognitivi. Quindi che cosa sto dicendo? Che non esistono integratori che possano migliorare la performance mentale? Assolutamente no, esistono, però sono pochi e gli effetti che producono non sono così eclatanti. Perché se gli effetti fossero eclatanti, ricorda anche questo, il nostro corpo funziona seguendo un principio omeostatico di equilibrio. Quindi quando io avrò un picco, avrò poi, dopo, una ricaduta di portata identica. La stessa caffeina, che è molto efficace per migliorare la tua performance psicofisica, la tua performance mentale, sì, ti dà energia effettivamente, ti dà un boost, ma ci sono anche tantissimi controindicazioni, ci sono tantissime controindicazioni che ho elencato nel video riguardanti appunto la caffeina. Te lo lascio qui. Quindi nei prossimi video riguardanti i nootropi andremo a vedere altre sostanze che sono considerate veramente efficaci e scopriremo il più delle volte che non sempre ciò che leggiamo sui vari blog su internet corrisponde alla realtà scientifica. Bene, per oggi abbiamo finito. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e condividilo, mi aiuterai a crescere e farai crescere questo fantastico progetto. E se pensi che la psicologia sia una scienza, beh, allora abbiamo qualcosa in comune. Iscriviti al canale, attiva la campanella e attendi contenuti science-based. E che l'evidence-based sia con te.